occupiamoci del possibile ritorno del padrone della vigna. Leggiamo la parabola dei vignaioli omicidi nel Vangelo di San Matteo al punto 33. All'avvicinarsi della vendemmia mandò i suoi servi dai vignaioli per percepire i suoi frutti. Ma i vignaioli si impadronirono dei servi e chi bastonarono, chi uccisero, chi lapidarono. Egli mandò ancora altri servi, più numerosi dei primi, ma furono trattati allo stesso modo. Finalmente mandò ad essi suo figlio, dicendo: rispetteranno il mio figlio. Ma alla vista del figlio, i vignaioli si dissero: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e impossessiamoci della sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando dunque verrà il padrone della vigna, che cosa farà a quei vignaioli? Dicono: farà miseramente perire i miserabili e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a lor tempo. Dice loro Gesù: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che hanno scartato i costruttori, questa è divenuta capodangolo? Questa è l'opera del Signore ed è meravigliosa agli occhi nostri. Intanto Gesù dice: che cosa farà a quei vignaioli il padrone della vigna quando verrà? È prevista la venuta del padrone della vigna. Alla domanda che cosa farà, non è Gesù che risponde, sono i discepoli che dicono: farà miseramente perire i miserabili. In effetti dobbiamo chiederci che cosa farà realmente il padrone della vigna. Si ripresenterà nuovamente disarmato, anzi ancora più in stato di difficoltà, perché si presenterà in un modo irriconoscibile, però dirà: guardate che il padrone sono io, e non sarebbe stato ucciso, ma semplicemente giudicato un povero di spirito da coloro che lo avrebbero visto arrivare senza nessuna credenziale e con l'affermazione: guardate, sono io. Ecco, chi è il Padre che arriva? È lo Spirito Santo della verità. La verità è presente, incarnata più o meno in tutti noi, ma specialmente in me che vi parlo. Sto rivelando a tutti la verità assoluta, la stessa di Gesù, ma spiegandola scientificamente. Sto vincendo la morte e stabilendo il giudizio universale che erano attesi fatti al ritorno di Gesù. E io ho abbattuto la morte in un modo scientifico, dicendo che se noi vediamo il mondo che avanza sulla base di un mondo che nasce per noi dalla nostra morte e retrocede, il punto della morte è semplicemente un punto di svolta che noi abbiamo già superato. Il giudizio universale è questo: il Dio onnipotente ha creato tutti i figli possibili nella stessa essenza di un padre che si è messo in croce con il suo assoluto nel poco, nel relativo di ogni figlio, affinché il figlio nel suo perfetto libero arbitrio eleggesse il Dio che lo salva e che erediterà il mondo in ciascuno di noi. È un giudizio di salvezza e di vittoria per ogni uomo che sia esistito, è il migliore possibile. Nonostante questo, queste cose importantissime sono espresse da un personaggio assolutamente misero come il mio, che non è riuscito ad affermarsi nella vita, nonostante che oggi egli abbia ben 72 anni. È un personaggio davvero povero, che quando ha tentato di rispondere al Papa, nessuno ha mai preso in considerazione. Anzi, tutti hanno deriso e i due ultimi papi hanno accettato perfino che morisse, pur di non stare ad ascoltarlo.